Ciao Internet, qui Radio Monte Diviso. Hello Internet, welcome to Radio Monte Diviso. Ciao Internet, oggi parliamo di gioielli. E allora facciamo due domande sui gioielli a GPT-3. La prima, quali sono le caratteristiche peculiari di un gioiello italiano? I gioielli italiani sono riconosciuti a livello internazionale per la loro bellezza, l'eccellenza del design e la qualità dei materiali utilizzati. Inoltre, l'artigianato italiano è conosciuto per la sua attenzione ai dettagli e alla precisione nella lavorazione dei metalli preziosi e delle pietre preziose. I gioielli italiani sono spesso ispirati a motivi storici, artistici e culturali e possono essere realizzati in una varietà di stili, dal classico al contemporaneo. Inoltre, l'Italia è sede di alcune delle più famose aziende di gioielleria al mondo, come Bulgari e Cartier, che hanno sede a Roma e Milano rispettivamente. Ci sono delle scuole di orafi in Italia? Sì, ci sono diverse scuole di orafi in Italia che offrono corsi di formazione nel campo della gioielleria e dell'orificeria. Queste scuole spesso offrono una formazione teorica e pratica che include lezioni sulla storia della gioielleria, la tecnologia dei metalli preziosi e delle pietre preziose e le tecniche di lavorazione dei metalli e dei diamanti. Inoltre, le scuole di orafi spesso hanno laboratori attrezzati dove gli studenti possono mettere in pratica quanto appreso e sperimentato con diverse tecniche di lavorazione. In Italia ci sono diverse scuole di orafi di fama internazionale, come la Scuola Orafa Ambrosiana di Milano e la Scuola Orafa Toscano di Firenze. Abbiamo incontrato al Monte Diviso Paola, una designer di gioielli gallaratese. Buongiorno a tutti e sentito grazie a Radio Monte Diviso per avermi invitata a parlare di me e al legame che ho con la città di Gallarate. Innanzitutto mi presento, sono Paola Caturo, e da gallaratese racconto la mia storia e il legame ovviamente con questa cittadina che, in cui ho vissuto per diversi anni prima di trasferirmi a Milano. La passione per il mio lavoro, che riguarda il mondo della gioielleria, nasce fin da quando ero piccola, perché i miei genitori, grati dal sud, trovarono lavoro presso una delle più importanti aziende di oreficeria e di orologeria del Varesotto, parliamo di Lascor S.p.A. Negli anni Ottanta Ambrogio Fogar decise di fare una spedizione al Polo Nord indossando il famoso cronografo Omega realizzato, di cui la cassa venne proprio realizzata presso la Lascor. La storia di Ambrogio Fogar, di poco si parla, invece è una storia molto interessante, perché fece ovviamente diventare noto questo orologio che gli permise di trascorrere diversi mesi al Polo Nord e camminando per circa 800 km, quindi un orologio estremamente resistente. Da piccolo ovviamente in casa si respirava sempre tutto quello che riguardava il mondo dell'orologeria, perché Lascor S.p.A., insieme a tante altre realtà del Varesotto che segnarono proprio gli albori della gioielleria e dell'orificeria, mi diedero proprio l'occasione, lo spunto per cominciare ad avvicinarmi al mondo del disegno, che poi ho affinato frequentando a Milano proprio il corso di oreficeria della Scuola Ambrosiana, Orafa Ambrosiana, proprio a Milano, e da lì poi ho cominciato a disegnare prima per me stessa e poi ovviamente per aziende importanti del milanese, collegandomi sempre alla città di Gallarate, perché nel gallaratese esistono tantissime realtà che hanno fatto storia, che purtroppo non ci sono più. Quelle che invece oggi spiccano perché vendono comunque semilavorati, parti comunque del gioiello in tutto il mondo, esistono proprio nel territorio del gallaratese. Alcuni sono miei fornitori e insieme a loro costruiamo gioielli e oreficeria che poi ovviamente viaggia in tutto il mondo, specialmente nell'hub del Medio Oriente dove io svolgo il mio lavoro, per poi raggiungere le destinazioni dell'Africa, del Medio Oriente, della penisola arabica e dell'America. Quindi il collegamento importante è
ponte proprio che si crea legato all'internazionalizzazione del prodotto, che cammina e che viaggia in tutto il mondo anche da Cannarate. A questo proposito qui vorrei citare dei nomi che hanno fatto la storia dell'oreficeria, che sono per esempio l'azienda Vinaghi, Salzarini Lucchetta, la ditta Soccidante e molte altre realtà che spesso appunto dimenticate perché non esistono più, i mercati sono cambiati, ma soprattutto il tessuto fatto delle piccole e medie imprese si è spento. Per cui un grosso problema, diciamo, per una persona come me che è una creativa, è che non essendoci più questo tessuto con delle proposte e con tutte quelle parti del gioiello che sono fondamentali, l'asse commerciale si sposta nel Vicentino o nella Retina. Quindi i designer o le persone che fanno gioielleria spesso si avvalgono di componenti, di parti importanti in Veneto o in Toscana. Per quanto riguarda il futuro, il mio piccolo così suggerimento, la mia opinione potrebbe essere quella di creare una scuola o riaprire la scuola orafa che esisteva a Gallarate e investire nella formazione. Oggi è fondamentale la formazione e la guida. Quello che manca invece, che ho notato che manca, è la voglia di imparare. La voglia di imparare contraddistingue una persona, perché chi ha veramente voglia di imparare nella vita è una persona o un giovane appassionato. La passione fa la differenza ed è quello il motore che ti porta a fare fatica, a non dire mai basta e a continuare a credere nelle tue risorse, ma soprattutto nelle risorse che le persone intorno a te ti possono offrire. I maestri del lavoro, persone che hanno una competenza che ha un valore immenso e che si mettono a disposizione di chi, ripeto, ha voglia di imparare con umiltà, partendo da zero, per creare qualcosa di speciale. Mi farebbe molto piacere che a Gallarate nascesse una scuola di oreficeria e se potrò essere di aiuto lo farò con entusiasmo. Oggi, grazie all'utilizzo dei social e quindi alla digitalizzazione, possiamo essere ovunque. Le distanze non sono più un problema. La grande competizione è proprio sui social, su Instagram. Soprattutto nel mondo del gioiello, che agisce molto sul lato estetico, non c'è cosa più bella che sfogliare le pagine di Instagram per cercarsi un gioiello personalizzato di ogni fascia di prezzo, perché su Instagram, che è un mezzo assolutamente democratico, tutto questo è possibile. Si può comprare un diamante da 20.000 euro come un braccialetto da 10 euro. Questo è molto interessante. La mia pagina Instagram sta per essere rivista, è Paola Milano Jewels. Potete trovarmi lì e vedere alcune cose che ho fatto per aziende, ma anche per me stessa. Sì, anni fa ero in volo e ho avuto questo desiderio di pensare e disegnare un ciondolo a forma di aeroplano per celebrare, diciamo, il mondo dell'aviazione che mi ha permesso di crescere. Ho pensato per un momento come sarebbe il mondo senza l'aereo. Tutto si fermerebbe. E ho voluto celebrare proprio questo mezzo di trasporto e ho creato una collezione di aeroplanini che è stata in mostra all'aeroporto di Ginevra e a Dubai all'Aviation Show. Piacerebbe poter esporla a Gallarate un giorno per celebrare la Caproni e la nostra grande Malpensa, che in questo momento è in fase di trasformazione per tanti lavori, quindi diventerà ancora di più un grande aeroporto internazionale. Uno dei tuoi prossimi impegni? Prossimi impegni futuri a breve, una collaborazione con Istanbul, col mercato dell'oreficeria, che si trova a circa 2 ore da Istanbul, dove c'è una concentrazione di circa 700 aziende,
scelta attraverso l'Unione Europea, i responsabili di questo progetto di internazionalizzazione, mi è stato chiesto di occuparmi di, diciamo, selezionare e fare scouting per le aziende di orificeria, appunto, del comparto turco, di semilavorati prodotti in Italia. Quindi questa è la mia prossima tappa.